Giuseppe, figlio di Davide. In questo racconto Giuseppe è chiamato ad accogliere nella sua casa Maria e il bambino. E anche noi, come Giuseppe, siamo chiamati ad accogliere Maria e Gesù nella nostra vita, accogliere il dono gratuito che Dio ci compie, donando se stesso. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. In modo semplice e diretto ci viene raccontato il concepimento di Gesù. C'è tutta la gratuità di Dio che ci viene incontro. Centrale nel racconto sarà la risposta di Giuseppe. La risposta di ciascuno di noi. Come accogliere Gesù che si dona in Maria? Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. La giustizia di cui si parla non è secondo la legge. In caso di adulterio era prevista la morte. Questo mandarla via nel segreto dice qualcosa di più profondo. Giuseppe non mette in dubbio quanto Maria gli ha confessato. Si ritiene indegno di sposare chi Dio ha consacrato. Questo lo comprendiamo dalle parole dell'angelo. Mentre però stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. L'angelo gli dice di non aver timore. In Giuseppe non c'è rabbia o rancore. L'angelo gli ricorda che è anche lui nel progetto di Dio. In quanto della stirpe di Davide, è riconosciuto uomo giusto nella giustizia che in Dio si chiama amore e misericordia. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Compito di Giuseppe è dargli un nome, essergli in tutto padre, presenza amorevole e forte ad immagine di Dio Padre. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Un secondo nome viene donato a Gesù, un nome nascosto che rivela la sua missione. Dio con noi, fino agli ultimi e agli emarginati, fino alla croce, fino alla fine dei tempi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Giuseppe accoglie Maria e Gesù. La paura diventa timor di Dio. Doni che Giuseppe sa di non meritare, doni che accoglie, doni che ci interrogano e ci chiedono una risposta. Incontriamo Dio solo perché Egli per primo ci viene incontro.